Ce l'ho fragoline. Nuova ricetta. Facciamo gli gnocchi di zucca. Non l'ho mai fatta, questa volta la faccio semplice e non come le solite ricette che vedete su YouTube o in giro. Per cui la facciamo semplice, facciamo l'impasto di gnocchi fatti in casa, ovviamente con le patate, e poi ci mettiamo la zucca. In più dopo, a parte, facciamo la crema di zucca, perché così almeno si sente di più, perché di sicuro dentro l'impasto non si sentirebbe. Gli ingredienti sono 300 g di farina 00, 500 g di zucca, sale fino, quanto basta, ovviamente, e le patate, io ho messo 900 qualcosa, però dovete mettere un chilo di patate, e, avendo che io poca zucca, ho messo, diciamo, queste dosi qua. Per cui la prima cosa da fare, scusate se non ve lo faccio vedere, ma tanto ve lo farò vedere, ma intanto che si fa, facciamo più svelto così, perché sennò... Intanto prendete una teglia, io ho preso questa qua, mettete la carta da forno, non so se è ok, la carta da forno, e ci mettete la zucca. La zucca dentro, così non si attacca, la zucca, e la mettiamo nel forno per 45-30 minuti, dipende dal forno, e ovviamente dovete vedere la zucca se è diventata morbida, per 200 gradi. Questo è il primo procedimento, così intanto che va la zucca facciamo quello. In più prendete una pentola, mettete dentro l'acqua e mettete dentro un chilo di patate e le fate bollire. Intanto che aspettiamo, perché ci vuole un po', che ora che le patate si fanno, ora che la zucca si cuoce, ovviamente ci vuole un po', per cui iniziamo già questo procedimento. Dopo aver fatto questo procedimento vi faccio vedere come si fa l'impasto. È facilissimo. Farina, patate schiacciate e poi ci mettiamo la polpa di zucca. Però vi faccio vedere il procedimento, così almeno fa già disastri. C'è il mio aiutante e niente. Vi faccio vedere il procedimento. Intanto vi lascio gli ingredienti. O ve l'ho già lasciato, non lo so. Iniziamo col procedimento. Allora, patate sbucciate e pronte, li mettiamo nello schiacciapatate, che bello, è caduto tutto, ovviamente, li mettiamo qua dentro e li schiacciamo, però prima ovviamente di schiacciare le patate dobbiamo mettere la polpa di zucca. Io ho preparato la farina. Dopo aver messo così, mettiamo le patate, perché sennò... Allora, mettiamo lì, schiacciamo. Tanto ora che si raffredda. Ma le patate sono troppe. No, sono dure.
Questa è pasta fai da te, inventata da te. Perché tutta la ricetta che c'era dentro non era così. Per cui la chiamerò pasta fai da te. Questo è il risultato della pasta. Ovviamente facciamo la pasta fai da te. Praticamente la pasta fragolina fai da te. Allora, siccome abbiamo visto che erano troppe le patate, l'abbiamo inventato noi così, in poche parole, abbiamo deciso di mettere solo due patate invece di un chilo, per cui c'è differenza, però vabbè, spero che il risultato lo stesso viene buono. Per cui farina, due patate e la polpa di zucca. Il risultato è questo, per cui questa è la pasta. E non so se si vede, ma si vedono i pezzettini di zucca. Adesso li facciamo a strisce e li tagliamo come, ad esempio, come i gnocchi, in poche parole. Per cui, dopo il casino che abbiamo fatto, facciamo questo da buttare, questo facciamo i cosi. Dammi il coltello. Per non essere lavato. Come lo taglio? Anzi, dividiamo in due parti. Allora, cosa fai? Li metti a bollire adesso? Ma mi prendi per il culo? Prima mi dici di sì, poi mi dici di no. Ma secondo me mi prendi per il culo. Dimmelo che mi prendi per il culo. Ma quasi quasi lo lascio quello che sto dicendo. Che così almeno ridono un po'. Poi vediamo. Non lo taglio, quasi quasi lo lascio, così almeno ridono su quello che dici. Oh mamma mia, direi che mi prende per il culo. Comunque, facciamo il... Secondo me un gran potato grosso. Prima teglia fatta. E adesso facciamo le altre. E ovviamente li vanno cotte. Io le taglio così, voi lo tagliate come volete. Lo so che devo mettere qualcosa per non rovinare il tavolo, ma tanto ormai il tavolo è già rovinato, per cui è da cambiare, è inutile che... Comunque, così, così, e ovviamente se vengono male fate le forme e le mettete dentro. Certi verranno un po' più grandi, certi piccoli, ma chi se ne frega. Per farvi capire, credo che si vedano. Questa è la seconda teglia. Noi siamo in 5, giustamente dovrebbero bastare, però chissà. E per farvi vedere che dentro c'è i pezzettini di zucca, non so se si vedono, ma credo di sì. Adesso vanno messi in padella. Dopo la cottura, quando ovviamente vanno su, sono praticamente pronti. Allora, adesso facciamo la salsa per i gnocchi. Allora, questa
sono pronti perché giustamente io li mangio la sera e ora che si fanno ci vuole un po'. Comunque questi qui sono gli gnocchi già pronti. Adesso facciamo la crema, che è quella che stiamo facendo, cioè dobbiamo praticamente usare il mixer e farla diventare tipo salsa. Adesso c'è la televisione e non riesco. La facciamo diventare tipo una salsina, tipo come il pesto, il sugo, eccetera. Una crema. Crema, salsina. La zucca che rimane, giustamente. No, provo così. La zucca che rimane, giustamente, poi la mettiamo qua dentro. Per cui io la faccio con la crema di zucca. Facciamo la crema e le mettiamo sopra, così almeno sanno più di zucca, sinceramente. E non è male, perché l'ho già assaggiato e sono buoni. Adesso arriva la salsina, non so se si vede, la salsa, e le metto in su. Questa è non l'ho messa. Guardate. Thank you.